Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi è una di quelle giornate invernali da stare a casa perché c'è un vento pazzesco, è molto freddo e probabilmente sta per piovere. Mi trovo in un ambiente portuale, però l'obiettivo di oggi, forse l'avete immaginato, è quello di prendere un grongo o più di uno, speriamo. Ho già le mie canne in acqua, poi vi faccio vedere le montature. Oggi pescato ignorante alla ricerca di serpenti marini invernali. Prima canna in acqua mandata qui alla picca, è una canna da traina che i veterani del canale si ricorderanno perché la utilizzavo qualche anno fa sempre per i gronghi. Non ci ho mai preso niente, forse un grongo piccolo, e oggi vorrei utilizzarla per prendere un mostro. E qui ho invece la Fioretto Essence da 100 grammi travel con il pen, sempre alla picca. Sono due montature scorrevoli con un piombo e un finale corto dello 0,60 con sarda intera. Qua ho un po' di sarde innescate con un ago, poi vi faccio vedere. Ho i guanti perché non mi voglio sporcare. L'acqua ha un colore di caffè latte, verdognolo caffè latte, ed è proprio torbida. In queste occasioni i gronghi si spostano anche di giorno. Io mi farò appunto il calasole e cercherò di capire se i gronghi mangiano già dal giorno oppure solamente quando inizia a far notte, che è il solito orario in cui si attivano. Voglio anche mettere una terza canna, una canna che avete già visto in un video che ho fatto in un laghetto alla ricerca di pesci molto particolari, e la montatura è ancora quella, non l'ho utilizzata da quel giorno. E voglio utilizzarla sempre alla picca, però con un pezzo di sarda anziché una sarda intera. È una canna da casting e vediamo quello che può regalarmi. Metto proprio un pezzetto di sarda, magari la parte centrale. Un pezzo di sarda lo può mangiare qualsiasi pesce che abbia una bocca grande da poterlo mangiare, quindi mi potrei aspettare di tutto, anche se d'inverno qua in Adriatico non mangia assolutamente niente, a parte il grongo, quando vuole mangiare. Questa la vorrei mettere non proprio sul fondo, ma in parete a mezz'acqua. Il piombo forse è troppo leggero, non so quanta corrente c'è. Di là ho messo piombi veramente pesanti, dai 120 ai 175 grammi sulla canna da traina. È stata già smangiucchiata la sarda, la cambio. Perché vedo che sei attrezzato per la pesca al grongo. Ma sì, mi diverto. Quando arriva l'inverno è l'unica pesca che faccio in mare quasi. E Capito. qua non è che fai tanto altro. Ma non c'è niente, giusto. Hai ragione, ti metti i guanti, poi la ragazza dice cos'è sto guanto? Bravo. Ma che bello, ma sei te l'ho detto che hai una qualità, che sei bravo, tu dici di no. Vabbè, ma non arrangio. Lo fai da figliolo, no? Che è la pesca. Sì, da quando sono nato no, la si vede, faccio. si vede su, si capisce. Sono appassionato da sempre. Si capisce. Questa è proprio canna da traina, da tonno. Ah, ha detto bene, bravo. Sì. Fai i documentari. Faccio i filmati, sì, se mangiano sì. Voi c'avete tutta la roba là? Pesci strani che avete preso? Qua? No, io ne ho una triglia da 200 grammi. Grossa. Sì. Non so se ho visto una mangiata sulla canna da traina, eh. Sta pure iniziando a piovere. Mangiata, mangiata violenta. Eccolo, bello, bello tanto. È andato di traverso, sembra un bel pesce. Decente. Eccolo. Visto? Bello. Ha fatto una mangiata pazzesca. Ragazzi, un bel pesce. Il primo grongo, ha mangiato subito a giorno. Bello. Bellissimo. Guarda, adesso lo peso al volo. Voglio
vedere quanto fa. 1,100 kg. Lo mangio io, guarda. Lo prendi? No, però. Bello. No, aspetta, lo dai a me, guarda. Sì, sì. Sì. Bella cattura, dai, per iniziare. Sì. L'ha preso lui il grongo, così se lo mangerà stasera. Comunque, dai, bel pesciotto. 1,100 kg, non è piccolissimo. No. Montatura semplice, scorrevole, con un anti-tangle. Non lo so, c'è. E finale con... 60 con un amone grosso. Guardate la sarda come l'ha ridotta. Rinneschiamo la sarda, questa è un'ago apposta che ha una scanalatura qua, così che uno può innescare la sarda dalla testa in questo modo qui, e poi il finale, che lo ha tolto nel frattempo dal moschettone con l'asola, lo fissa qua nella scanalatura e fa scorrere giù la sarda, così in questo modo l'amo esce dalla bocca. Poi basta un colpo di filo elastico per fissarla al meglio e farla essere naturale ma ben fissata. Ok, la ricalo. Comunque la mangiata è stata veramente violenta. Perché di solito i gronghi fanno delle mangiate con dei piccoli colpi di cimino e poi a un certo punto mangiano più decisi, ma questo è proprio partito. Sperare in qualcosa di diverso. Quanto è freddo, ragazzi. Ok, di nuovo in pesca. Qua qualcosa sta mangiando sul pezzo di sarda, sta spizzicando. Qualunque cosa abbia mangiato la sarda non c'è rimasto, sta solamente spizzicata. Sì. Quindi dici che in Francia e in Portogallo è un pesce pregiato? Porca miseria. Mai mangiato. Oh oh, qua sta mangiando qualcosa. E infatti spizzicano. C'è qualcosa che va lì e mangia. Purtroppo queste sarde quando sono così non sono più utilizzabili per pescare i gronghi, quindi bisogna cambiare innesco. Aver preso un grongo con la Fioretto Essence da 100 grammi mi ricorda quando prendevo i merluzzi in Norvegia in parete, o anche le passere che ho preso in Danimarca. Comunque qui conviene anche spostarsi il muraglione per cercare altri posti, altri buchi dove possono essere presenti i gronghi, anche se ripeto, con questo mare possono anche andare in giro a cercare cibo fuori dalle tane. Qui c'è l'amo troppo grosso, c'è qualcosa che spizzica ma non riesce a mangiare. Eccolo, eccolo, preso. Un astice, non ci credo, è il mio zio, non ci credo, un astice, ma pazzesco, pazzesco, non l'ho mai preso un astice, no, che figata, mi ha dato una mangiata tipo grongo, bellissimo. Ragazzi, ecco la sorpresa che cercavo, la sorpresa che ogni volta mi fa andare a pesca nonostante le condizioni proibitive. Un astice, non l'ho mai preso un astice in vita mia, assolutamente. Pazzesco, ho mangiato sulla sarda, ho fatto una mangiata tipo grongo, poi è venuto su ovviamente a peso morto, ma nuova specie per me. Che figata, bellissimo, assurdo. Guardate che colori che ha.
questo è il motivo che mi fa uscire anche nelle giornate invernali, mi fa andare fuori dal divano e anche se c'è tanto freddo la pesca sa regalare delle emozioni pazzesche per questo astice. Continuiamo, lo voglio pesare. 600 grammi di astice, direi perfetto. Non ho mai manco mangiato un astice cucinato da me, per cui sarà la prima occasione. Fantastico. Adesso voglio l'aragosta. Qua non la trovi l'aragosta. Non c'è qua? No, qua no. Oh, c'è attività. Eccolo! Oh, oh, oh! No, si è slamato! Era un grongo, non troppo grosso nemmeno. Vabbè. Eccolo! Amato. Eccolo. Ecco. No. L'ho slamato ancora. Sarà l'amo singolo. Può darsi che sia l'amo singolo. L'idea era quella di rilasciarli. Poi vabbè, l'unico che ho preso l'ho regalato a quel signore, però con l'amo singolo uno è sicuro di rilasciarli senza fargli del male. Vabbè, rinneschiamo. C'è un incaio lì davanti. Ecco perché ho perso prima tutta la montatura su quel pesce che mi ha mangiato. Questa è roba di metallo. Me l'hanno distrutta. Cosa c'è? Altro astice? Sento che pesa. No, una cozza, anzi un guscio di cozza. Eccolo, eccolo, bello, bello tanto questo. Bello. Ok. Che bello. Bella bestia. È una bella bestia, eh. Questo anche di più. Pure qua. Mazza, pure questo è bello. No. Slamato. Subito dopo l'altro. Slamato. Questa con la sarda? Sì, con la sarda. Pure un'altra volta con la sarda. 2,2 kg, 2,3 kg. Ok. 3. Questo è veramente un bel grongo, adesso lo peso. Ma si sono attivati insieme sulle due canne, pure l'altro che ho slamato era un bel pezzo. 2,135 kg. Un over 2 finalmente,
mi è venuto a trovare nella notte e sono anche fortunato che ha l'amo qua sul labbro. Ok, slamato. Bel pesce. Rilasciato. Spettacolare. Anche il big oggi. Eccolo. No, slamato. Slamato. Dai, ultimo grongo, su. Ok, ce l'ho. Bello. Bello tanto. È grosso questo, eh. Bello. Bello veramente. Come sta preso? Eccolo! Altra bestia, forse ancora più grosso, preso per un fianco. Un altro bel grongo, guardate che pesce, forse questo è più grosso dell'altro, preso, guardate, sotto la pancia. Ora lo peso. 2,105 kg, quindi non è il più grosso. Ora lo slammo al volo. Era veramente preso per un pelo e lo rilascio. Grazie, bello, mi hai fatto divertire alla fine. Questo è stato uno dei rarissimi casi in cui ne è valsa la pena di abbandonare il divano d'inverno per andarmi a fare una pescata. Oggi tra l'altro non era facile perché c'erano più di 20 nodi di vento che mi hanno tenuto compagnia per tutta la pescata, però sono riuscito a catturare l'astice con la canna da pesca e la sarda, una cattura che davvero non mi sarei mai aspettato. E se state vedendo delle immagini mentre io sto parlando, significa che l'abbiamo onorato in cucina e ce lo siamo davvero gustato. Oltre all'astice sono riuscito a catturare la specie tar di questa pescata, cioè il grongo, anzi ne ho presi tre, di cui due erano sopra i 2 kg, e prendere pesci di questa dimensione da riva in questo periodo è davvero una cosa divertente, perché in canna danno delle belle emozioni e tra l'altro mi ricordano anche un po' i merluzzi che prendevo in parete in Norvegia durante la notte polare. Grazie ragazzi per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto lasciate un like, mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete iscritti per supportarmi, e noi come sempre ci rivediamo alla prossima. Ciao.